sabato sera e a Vercelli si gioca la partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina di calcio femminile. Perenola Luko, l'attaccante inglese della Juventus di origine nigeriana, è l'ultima partita. Nei giorni scorsi aveva dichiarato che l'Italia ha un problema con il razzismo. Come l'avete presa la dichiarazione di Enis del fatto che se ne vada l'Italia e del razzismo? Sicuramente stiamo vivendo un momento in Italia in cui c'è tanto odio verso le persone che non sono italiane ma sono di colore. Secondo me di razzismo non se ne parla assolutamente nell'ambito della squadra, del calcio italiano. Ha ragione. Perché ha ragione? Ha ragione perché l'hanno trattata male. Se è vero che all'aeroporto gli correvano dietro i cani per la droga, se è vero che quando andava a comprare qualcosa la guardavano come se dovesse svaligiare il negozio, secondo me ha fatto bene. Secondo me è stata anche antipatica dicendo che Torino è una città morta. Ha detto che è 20 anni indietro. Sarà 20 anni indietro, non doveva sputare nel piatto dove bene o male lei ha mangiato per 6 mesi, 9 mesi. Io sono rimasta molto stupita perché pensavo che comunque Torino fosse una città più accogliente rispetto a quello che poi in realtà si è dimostrata di essere, e ti dico onestamente mi dispiace. Mi ha colpito molto il cartello che ho visto all'ingresso: Vercelli accoglie a braccia aperte a Luko. Vieni, hi, in Italia living, why? I've said everything in my column. Please. Many reasons. Which reason? Tell you for the future. All good. Good reasons. For the future. Why are you leaving? You said Italy is a racist. No.